E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi affronteremo il divoratore fetido, uno dei boss successivi alla madre. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi video e soprattutto se vi stanno piacendo. Ok, passiamo subito al boss, che è il risultato di numerosissimi esperimenti svolti all'interno di Uldir, che spesso si rivelavano letali per le cavie. E ovviamente i resti dei loro corpi non venivano smaltiti adeguatamente per la scioglie la presenza oscura contenuta in Uldir. La mia prospettiva è sempre da tank, quindi una spell fondamentale da tenere sempre sott'occhio è Falciata Terribile. Praticamente ogni 4 attacchi base il boss colpisce il player più vicino al tank, infliggendo il 300% dei danni aggiuntivi. Quindi è fondamentale che i due tank siano sempre attaccati, così che il danno vada sempre addosso a uno dei due. Perché se ipoteticamente qualche melee dovesse prendersi questo danno, al 99% dei casi morirebbe all'istante. Quindi non state assolutamente vicino ai tank. Piccola parentesi per la modalità eroica: ogni tanto il boss andrà a castare un'onda d'urto che fa danno AoE e respinge i player verso dietro, interrompendo ogni cast. Quindi è fondamentale stare vicino ai muri, così che il knockback non sia troppo elevato. Invece nella modalità normale questa spell non c'è. Periodicamente verrà castato un debuff chiamato Maisma Maleodorante su player random. Non è possibile disperlarlo, quindi è fondamentale che gli healer si concentrino sui personaggi colpiti, in quanto nei primi 16 secondi andrà a fare un danno lieve, ma quando andranno a scadere, per altri successivi 6 secondi verranno fatti dei danni ingenti, quindi meno tempo ma molto più danno. Accendo di energia, il boss andrà a castare un'enorme spell a cono alle sue spalle di solito, che è facilmente evitabile visto che è un cast abbastanza lungo, quindi non state troppo lontani da lui, perché se siete a una media distanza vi basterà spostarvi di pochi metri. Altra cosa fondamentale, ai lati della stanza, ogni tanto durante il fight ci saranno delle cascate di sangue e non so che cos'altro precisamente, che alla fine rilasceranno dei corpuscoli rossi. Questi ad devono necessariamente essere uccisi perché inizieranno a castare una spell. Se riusciranno a concludere il caricamento, il boss le andrà a divorare, recuperando il 10% di salute e 20% di energia. Quindi focussateli il prima possibile. Consiglio di mandare i caster a quelle più lontane e i melee a quelle più vicine invece, per evitare di disperdere troppo il raid. Altra piccola parentesi per il raid eroico: queste melmette andranno a curarsi all'1% della vita ogni tot secondi, però se avete un discreto DPS non sarà una cosa così rilevante. Al 50% della vita il boss andrà in enrage, non avere enrage per fortuna, ma farà il 25% di danno in più, ma al tempo stesso ne prenderà il 50% in più, quindi tenete il vostro eroismo per questa fase così da massimizzare il DPS. Da tank invece vi dico che le mazzate della Falciata Terribile si inizieranno a sentire veramente, quindi ci vorrà un'ottima comunicazione intesa con l'altro tank per evitare di essere shottati. In sintesi questo boss è questo, non esageratamente difficile, ma posso dirvi che la Falciata Terribile è veramente un problema, quindi consiglio di avere dei tank abbastanza equipati con parecchia vita, perché fa veramente tantissimo danno quella spell. E un'altra cosa di cui mi raccomando è la tempestività sul girarsi sopra gli add ai lati della stanza, perché se poco poco il boss se ne mangia due e si riprende il 20% di HP, fidatevi che il 20% di HP è veramente tantissimo. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, ovviamente non ci saranno solo video guida adesso, ma mi preme iniziare una cosa e finirla per una volta nella mia vita. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao a tutti ragazzi.